Unite del 20 dicembre dell'88. Richiamo l'attenzione sull'articolo 3 in particolare, che prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura prevista dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato alle procedure di consegna controllata previste dall'accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile. Ricordo a tale riguardo che la consegna controllata è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate consegne di droghe o altre sostanze illecite attraverso o all'interno di uno o più Stati. L'obiettivo è quello di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali. Voteremo quindi favorevolmente. Grazie. Accettavo. Adesso il collega Di Battista. No? Spadoni. Sì, grazie Presidente, per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla ratifica in oggetto. Grazie, onorevole Tacconi. Grazie Presidente. Cari colleghi, l'importanza dei trattati tra Italia e Cile che ci apprestiamo a ratificare può sfuggire solo a chi non conosce in profondità i radicati, intensi e duraturi rapporti che si sono instaurati tra i due Paesi. Sono rapporti che esistono da sempre e che coinvolgono a 360 gradi attività produttive ed economiche, sociali e culturali, e che fanno in modo che entrambe le comunità di questi due paesi che vivono all'estero, e quindi la numerosa comunità di connazionali italiani che risiedono in Cile e la comunità di cittadini cileni che vivono in Italia, possano considerare entrambi i paesi come casa propria. Il primo dei due trattati è un trattato di estradizione che impegna le parti contraenti a consegnare le persone presenti sul proprio territorio ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente o per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena detentiva, e lo fa nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati contraenti e nel rispetto della nostra cultura giuridica. Particolare rilevanza per la nostra tradizione e cultura giuridica, infatti, riveste l'articolo 5 dell'accordo, che prevede, in caso di consegna allo Stato richiedente, il divieto di irrogare o applicare la pena di morte. Tale pena è stata abolita in Cile dal 2001 e l'ultima esecuzione risale al 1985 sotto la giunta militare, anche se non sono mancate negli ultimi anni proposte che mirerebbero a reintrodurla per alcuni reati di particolare gravità. Il secondo trattato è l'accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale ed è limitato all'assistenza amministrativa ed esclude l'assistenza in campo penale e, per l'Italia, vengono salvaguardati gli obblighi doganali derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. Come si può ben intuire, lo scambio di informazioni sulle transazioni in essere o progettate che possono costituire infrazione alle leggi doganali e l'assistenza amministrativa in materia doganale rivestono un ruolo determinante nella lotta ad attività criminose, in particolar modo nella lotta ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti. A tale proposito, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede la non punibilità delle operazioni sotto copertura messe in atto dalle forze di polizia previamente autorizzate, così come previsto dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato. La ratifica degli accordi in esame, da un lato, si iscrive nel quadro di una sempre più stretta collaborazione tra i nostri due Paesi, legati da storici vincoli di amicizia e da proficui rapporti di collaborazione in campo economico, industriale e culturale, come recentemente ha voluto sottolineare anche il Presidente del Consiglio nella sua recente visita nel Paese andino. Dall'altro, potrà dare un rilevante contributo alla trasparenza delle transazioni doganali e alla lotta ai traffici illeciti, soprattutto di sostanze stupefacenti. Annuncio quindi il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie. Grazie a lei. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica numero 3269A, ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A, trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 con protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012, B, accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. La votazione è aperta.
Chi è che non riesce a votare? Zan. Ci siamo? Ferraresi.